Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi andremo a provare assieme la nuova collezione di Pixi e proveremo tutti e sei i prodotti. Ma prima, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e lasciate un like a questo video se l'idea delle recensioni vi piace. E iniziamo subito. Allora, per chi non conoscesse Pixi, Pixi è un brand fondato a Londra più di 10 anni fa da Petra e lo trovate molto facilmente anche da Sephora ed è un brand specializzato nella skincare, però ci sono anche prodotti di make-up. E siccome l'altro giorno ho ricevuto la nuova collezione, che è la Hydrating Milky Collection, andremo oggi a vedere assieme tutti i prodotti e a provarli. Quindi, come vi dicevo, si chiama Hydrating Milky Collection ed è una collezione formata da 6 prodotti, che è fatta in questo modo, che è anche veramente molto carina da vedere. Sono tutti prodotti per la skincare numerati, quindi non vi potete sbagliare sull'ordine delle cose da usare. Ed è perfetta per chi ha la pelle secca, perché appunto è una linea super idratante a base di latte e, cosa molto importante, è 100% vegan, quindi è priva di ingredienti di origine animale. Allora, andiamo a vedere uno per uno tutti i prodotti. Partiamo dal numero 1, che è uno struccante e contiene olio di cocco, probiotici e estratto di avena. Andiamo a vederlo assieme. È fatto in questo modo ed è bifasico, quindi è da miscelare, e ora lo andiamo a provare così mi strucco anche. È da 150 ml, quindi è anche bello grande. È fatto in questo modo, come vedete, quindi c'è la pompetta praticamente, in questo modo esce il prodotto, quindi è anche molto molto pratico, molto comodo. Ora vediamo se strucca. Questo è il risultato di un occhio. Come vedete, l'ha struccato molto molto bene. Ora strucco tutta la faccia. Ok, non prendete paura, ma se vedete comunque la mia pelle un po' arrossata è perché semplicemente sono io che ho la pelle super sensibile e non è assolutamente un effetto indesiderato dello struccante, anzi. E comunque devo dire che è molto delicato, però strucca molto bene, perché io avevo comunque la maggior parte delle cose waterproof e le ha struccate senza problemi. La mia pelle al tatto è veramente morbidissima e liscia e la sensazione è veramente bellissima, nel senso che non è come alcuni struccanti che sono oleosi, che serve per forza risciacquare il viso, altrimenti ci si sente la pelle molto unta. Questo qui non serve neanche risciacquarlo, perché è veramente perfetto così com'è. Passiamo al secondo prodotto, che è un detergente e contiene olio di cocco, probiotici e olio di jojoba. Allora, si presenta in questo modo. La confezione, anche questa, è di 135 ml, quindi è bello grande anche questo. Allora, la consistenza è molto densa, diciamo, nel senso che non è un gel detergente o una mousse eccetera, è abbastanza densa. Comunque io adesso vado a massaggiare su tutto il viso. Ok, e massaggiandola diventa quasi una schiuma
profumo è veramente buonissimo. Ok, in queste condizioni vi dico che adesso vado a sciacquare tutto con un po' di acqua e torno subito. Ok, in questo modo siamo sicuri di aver tolto tutti i residui di trucco e comunque devo dire che è veramente un ottimo detergente e anche con questo la mia pelle è veramente super morbida. Passiamo al terzo prodotto e si tratta di una maschera esfoliante. Questa maschera qui ha sempre olio di cocco, estratto di corteccia di salice e cellulosa. Quindi togliendo la scatola si trova questa confezione qui e la andiamo ad aprire. Anche questo è una confezione da 80 ml. Questa invece come consistenza è più un gel, solo che contiene all'interno delle micro, ma veramente micro, perché quasi non si sentono, delle micro palline. Però veramente a differenza di tanti altri scrub che danno perfino fastidio a quanto grosse sono queste palline, questo invece è veramente quasi impercettibile. Allora vado a massaggiare tutto il viso e poi risciacquo. Ok, sono andata a risciacquarmi il viso e se prima ho detto che la mia pelle era morbidissima, ora veramente è una cosa impressionante. Cioè, penso di non avere mai avuto la pelle così soffice. Il quarto prodotto è un tonico, ovviamente, e questo contiene estratto di avena, latte di jojoba e tè verde. Io adoro questo prodotto, cioè non questo perché devo ancora provarlo, però questa tipologia di prodotto non mi dimentico mai di usarlo, anche perché è molto importante, appunto perché va a tenere la pelle bella elastica. Quindi vado con un dischetto di cotone e lo stendo su tutto il viso. La sensazione che dà è veramente una cosa molto, molto delicata. Il profumo sembra quasi un profumo di rosa, non lo so, anche se non c'entra niente, però io sento un profumo di rosa. E si sente che è veramente molto molto delicato come prodotto. Quinto prodotto è un siero per il viso. Questo siero contiene olio di jojoba, aloe vera e vitamine C ed E. E all'interno c'è questo siero che è di 30 ml, però come quantità credetemi che basta e avanza perché solitamente ne basta veramente poco. Sembra quasi latte. Vado a stenderlo su tutto il viso. Anche questo è veramente molto leggero come prodotto, molto leggero, sembra quasi un gel e anche qui il profumo, come dicevo prima, è veramente straordinario. Penso che tra tutti finora questo sia il profumo più buono. Ultimo prodotto, ma non meno importante, è la crema. Quindi questa è una crema sia per il viso sia per il corpo e non trovo mai dove guardare gli ingredienti. Anche questa contiene olio di cocco, burro di karité ed estratto di semi di cacao. La confezione è veramente gigante, è 135 ml in realtà, però veramente vi dura un'eternità.
Anche qui la consistenza è molto leggera, quindi non è oleosa, non è grassa, non è densa, ma è veramente super leggera. E sento già che si assorbe subito. Non so se è perché la mia pelle è secchissima, ma comunque, a differenza appunto di altre tipologie di creme che restano unte, nonostante siano idratanti, appunto, questa veramente sento che si assorbe subito e non è assolutamente appiccicosa. Ok ragazzi, abbiamo finito, spero che questo video vi sia stato utile, se è così lasciatemi un like per supportarmi, mi raccomando, e noi ci vediamo alla prossima!